questo è il buongiorno di Mattino 6 per oggi, martedì 3 novembre. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno. Oggi si ricorda San Martino de Porres. Andiamo a vedere subito la sua storia. Nasce a Lima nel 1579. Suo padre è l'aristocratico spagnolo Juan de Porres, che all'inizio non vuole riconoscerlo perché la madre è un'ex schiava nera d'origine africana. Nominato governatore del Panama, il padre lascia la bimba a un parente e Martino alla madre con i mezzi per farlo studiare. Lui però vorrebbe entrare fra i domenicani che hanno fondato a Lima il primo convento peruviano, ma come mulatto viene accolto solo come terziario e gli vengono assegnati solo compiti umili. Quando i domenicani avvertono la sua energia interiore, lo tolgono dalla condizione subalterna accogliendolo nell'ordine come fratello cooperatore. Martino de Porres, figlio di un conquistatore, offre così in Perù un esempio di vita esemplare. Vengono da lui per consiglio il viceré del Perù e l'arcivescovo di Lima, trovandolo per lo più circondato da poveri e da malati. Quando a Lima arriva la peste, cura da solo i 60 confratelli per tutti e l'uomo dei miracoli. Fonda a Lima un collegio per istruire i bambini poveri, il primo del nuovo mondo. Guarisce l'arcivescovo del Messico, che vorrebbe condurlo con sé, ma Martino muore a Lima il 1639. È il patrono dei poveri e l'etimologia del suo nome deriva dal latino e significa da Marte. E allora per questa giornata il nostro augurio a tutti coloro di nome Martino e anche Martina. Vediamo i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del Messaggero dedicate all'Abruzzo. Ladri attenti, spariamo a vista, pescare in città monta l'esasperazione contro i furti continui e spunta un cartello sulla strada parco. Il questore Passamonti invita la calma, le armi dei cittadini non servono, affidatevi alla polizia. E poi il ragazzo coraggioso sventa una rapina alle poste centrali, Teramo aspetta il malvivente in strada, lo prende a pugni e ne consente l'arresto. L'UNESCO dice sì alla perdonanza, l'Aquila sarà nella lista del patrimonio immateriale mondiale. E poi colpi a ripetizione, malavita scatenata in tutta la regione. Di taglio alto, autostrada, incidente, traffico bloccato, a lungo disagi sull'A24. Avezzano, ci sarà Morandi al concerto di Natale nella cattedrale. E poi calcio, Serie B, sogni e veleni, il Pescara a casa di Baroni. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Truffa, azioni Tercas, 20 indagati. Chiusa l'inchiesta sui pronti controtermine, coinvolti Nisi, Di Matteo e altri 18 dipendenti. A centropagina Atris, chiude il punto nascita, manca l'ambulanza attrezzata. Partorienti a rischio. E poi busta con polvere bianca all'istituto Zoo. Profilattico sperimentale, i carabinieri stanno indagando sull'atto intimidatorio. Ancora Teramo, Gammarana, iniziati i lavori all'ex Adone. Giulianova, pronto soccorso, salvo, parola di Paolucci. Tortoreto, buco in bilancio, il sindaco ordina cura dimagrante. E poi di taglio alto, colpo all'ufficio centrale di Teramo, il rapinatore delle poste arrestato dai passanti. A Silvi, bancomat rubato con il carro attrezzi. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano Il Centro. Travolto e ucciso sulle strisce Francavilla, ex imprenditore investito da un'auto, muore in ospedale. E poi limiti alla pesca. Le marinerie in agitazione. Ancora alla D'Annunzio Università, gli iscritti calano del 36%. Ex carabinieri, bomba sotto casa di un pensionato per i soldi negati, sulla cronaca di Spoltore. E poi gli ex vertici nei guai, Tercas truffa con le azioni, 20 indagati. A Maiano De Marzi, l'ex carabiniere ferito al volto con due fucilate. Poi di taglio alto, arrestati i corvi vaticani, il monsignore e la lobbista presi col via libera di Francesco. Questi dunque i titoli di apertura dei quotidiani. Prima di sfogliare le pagine, come sempre, il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. La luna è a vostra completa disposizione e la giornata diventa immediatamente frenetica e luminosa. È facile capire che varrà la pena cogliere al volo le buone occasioni. In amore, la felicità sarà a portata di mano. Toro, un buon consiglio. Non perdete inutilmente tempo prezioso. Via libera alla realizzazione delle vostre idee che con soddisfazione riuscirete anche a monetizzare. Farete felice la persona che amate, dimostrando in modo concreto ciò che provate.
Gemelli, riuscirete a portare a compimento alcune iniziative che si riveleranno decisive per il vostro futuro. In amore, riuscirete a realizzare un sogno segreto, un progetto nascosto che avete accarezzato per molto tempo. Cancro, diffidate dell'improvvisazione e pensate bene prima di esprimervi o di muovervi. Dedicatevi ai vostri compiti con dedizione. Se siete single, siate concreti e lungimiranti. Cercate di approfittare di ogni possibilità di incontro. Leone, datevi da fare, siate combattivi, è il momento di realizzare i vostri sogni, quindi non dormiteci su, ma sappiate cogliere al volo le opportunità. Per quanto riguarda l'amore, avete voglia di vivere insieme al partner esperienze che vi piacciono. Vergine, per reagire alla monotonia della vita quotidiana, che oggi avvertite particolarmente, siete tentati di fare un piccolo, ma succulento, colpo di testa. Concedetevelo pure, ma senza esagerare. In campo professionale, tagliate col passato. Bilancia, ricordate che la vostra parola d'ordine sul lavoro deve essere anche oggi trasparenza. Mettete sempre nero su bianco e siate ligi alle normative. In amore, vorreste più coccole, più contatto, più complicità. Basta chiedere. Scorpione, le situazioni professionali più interessanti ci saranno per quanti hanno un'attività impiegatizia o comunque lavorano alle dipendenze altrui. Fate valere le vostre qualità, attenzione, precisione e organizzazione. Sagittario, le vostre stelle vi sponsorizzano e vi vogliono felici. Avrete voi le redini di diverse situazioni, sia sul lavoro che nei sentimenti. Verranno riconfermati fiducia ed entusiasmo nella coppia. I single affineranno le proprie strategie di seduzione. Capricorno, l'umore e il morale non saranno al top, vi sentirete infatti un po' apatici e meno socievoli del solito. Per la serata fate programmi tranquilli, magari invitate gli amici a casa vostra per una pizza e un film. Acquario, il vostro potenziale creativo è buono, sfruttatelo per il dovere, il lavoro, ma anche per il piacere e per i vostri hobby. Seguite l'istinto e la curiosità, cavalcherete l'onda dell'espressione fantastica che tanto amate. Pesci, gli astri di questo giorno evidenziano un momento di grandissima intuizione e acutezza nel far fruttare il denaro o nel portare a buon fine progetti finanziari. Per qualcuno, una nuova proposta di lavoro sembrerà molto allettante e coinvolgente. Iniziamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del centro. In apertura il trasporto regionale, i lavoratori TUA verso il referendum sul contratto. Il presidente D'Amico ha trovato un difficile punto di equilibrio e poi per il consigliere delegato ai trasporti D'Alessandro, senza la firma 11 milioni meno ai dipendenti. Andiamo anche sulle pagine del quotidiano La Città, anche qui la notizia, accordo TUA D'Amico, dai sindacati grande senso di responsabilità. Il presidente, a conclusione del complesso confronto sindacale, ha espresso i ringraziamenti alle segreterie regionali firmatarie che hanno sostenuto una trattativa estremamente faticosa che ha consentito di tutelare tutti i posti di lavoro. E anche ieri ci sono state le dichiarazioni dei sindacati proprio sull'avvio di questo referendum, sulla firma, sulla sottoscrizione del contratto di secondo livello. Noi ieri avevamo in studio proprio il presidente Luciano D'Amico, che ha parlato della trattativa e soprattutto anche di quelle che sono state le conseguenze per la regione, i dipendenti e anche per i cittadini. Vediamo. Noi ci siamo trovati ad avere tre contratti aziendali frutto di storie sindacali ultradecennali completamente diverse. In alcuni casi in un'azienda magari era stato privilegiato l'aspetto economico, un incremento di retribuzione. In altre aziende era stato privilegiato invece la riorganizzazione dei turni di lavoro, quindi chiedendo a parità di condizioni una minore produttività. Avevamo diverse decine, direi qualche centinaia di istituti diversi da dover
in qualche modo armonizzare per far sì che nella nuova azienda gli, due dipendenti, uno proveniente da ex ARPA piuttosto che da ex GTM piuttosto che da ex Sangritana, svolgendo lo stesso lavoro percepissero lo stesso stipendio. Per far questo abbiamo tagliato moltissimo e posso fare l'esempio di quello che abbiamo trovato e di quello che abbiamo tagliato. Abbiamo tagliato ad esempio tutta una serie di limitazioni nella turnistica, abbiamo tagliato dei limiti all'estensione dei tempi di lavoro. Qual è stato diciamo, il risultato principale di questo contratto? Avere esteso i nastri e aver dato la possibilità al direttore di esercizio di programmare una turnistica in base alla quale la nostra azienda sarà in grado di svolgere lo stesso esercizio con qualcosa come 120-130 conducenti in meno. Facciamo questo non per licenziare, assolutamente, l'abbiamo detto, lo hanno detto gli azionisti, l'ha detto l'azionista molto prima di me, l'azienda unica non produrrà un solo licenziamento. Attraverso questo rallentamento del turnover riusciremo a riassorbire, diciamo, l'eccedenza di personale, ma soprattutto a generare una produttività di gran lunga superiore a quella che c'è stata in precedenza. Per questo io ringrazio ancora una volta i sindacati firmatari dell'accordo, li ringrazio molto perché con un spirito di grande responsabilità non solo nei confronti dei lavoratori ma anche nei confronti dei cittadini abruzzesi hanno firmato un accordo che, diceva bene Rolandi, non tocca nulla nelle tasche dei lavoratori se non in alcuni casi limitati, ma grazie alla disponibilità dei lavoratori ad incrementare la produttività consentirà all'azienda di far fronte, erogando lo stesso servizio, di far fronte ai tagli che non solo in Abruzzo ma in tutta Italia ci sono nel settore dei trasporti. E ancora sulle pagine della città, gli ambientalisti, i parchi nazionali senza governo, le associazioni chiedono al Ministero dell'Ambiente di colmare il vuoto che esiste in alcune realtà. E poi la sanità, partorienti a rischio al presidio di Atri. Per i medici del San Liberatore il punto nascita non può chiudere, manca ancora il trasporto d'emergenza neonatale. Fondamentale l'ambulanza attrezzata con personale apposito e fondamentale per il riordino della rete nascita deciso dalla Regione Abruzzo. E ancora il colpo alle poste centrali, il rapinatore inseguito dai dipendenti. Trentenne entra con un coltello, ferisce una cassiera e fugge con 1500 euro. Bloccato dai passanti, fermato dalla mobile. È stato fermato Carlo Moschioni, 31 anni di Teramo, una sfilza di precedenti, portato in questura in stato di fermo. Oggi la decisione dell'arresto. E poi l'eroe che scompare. Ha incrociato il rapinatore sulla scalinata, ha capito che stava fuggendo e lo ha abbattuto con due pugni. Poi è scomparso. È stato definito l'eroe. E poi pronti contro Termine Tercas, 20 indagati, chiusa l'inchiesta sulle azioni vendute ai clienti come obbligazioni con patto di riacquisto. Per la procura si tratta di truffa. Il commissariamento e la ricapitalizzazione hanno annullato il valore delle azioni, i prodotti finanziari vantaggiosi si sono rivelati carta straccia. E allora questa è la notizia della conclusione delle indagini da parte della procura, il servizio di Elisa Leuzzo. Truffa in danno agli azionisti di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Spunta un nuovo reato tra gli atti dell'inchiesta su Banca Tercas, un'indagine che porta la firma del PM Irene Scordamaglia e che conta 20 indagati, alcuni già imputati nell'inchiesta sul crack Tercas. Tra questi anche l'ex direttore generale dell'Istituto di Credito Teramano, Antonio Di Matteo, e l'ex presidente del CDA, Lino Nisi. Gli indagati, questa volta, oltre a Nisi e Di Matteo, sono tutti direttori e dipendenti delle filiali Banca Tercas del capoluogo e della provincia. Ad oggi, la Guardia di Finanza di Teramo ha recapitato 20 avvisi di conclusione delle indagini preliminari per la truffa ideata ed attuata da Banca Tercas nei confronti degli investitori, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera. Nel mirino le azioni proposte da Banca Tercas nel 2011, offerte dai dirigenti e dipendenti delle diverse filiali direttamente ai risparmiatori e ai clienti che intrattenevano con l'istituto un ordinario rapporto di conto corrente. Gli indagati avrebbero, con artifici e raggiri, proposto al cliente un investimento sicuro con un rendimento annuo certo, mentre, invece, il prodotto finanziario venduto era in realtà senza scadenza e ad alto livello di rischiosità finanziaria. Operazione che procurava all'istituto di credito un ingiusto profitto, costituito dall'intero ammontare delle somme investite dai clienti,
con pari danno al cliente che non percepiva alcun beneficio economico. Ennesimo episodio che coinvolge Banca Tercas, questa volta per truffa organizzata direttamente dai dirigenti e dai dipendenti, in danno agli azionisti per un importo di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Ora andiamo sulle pagine del Messaggero per parlare della perdonanza. Ci siamo, tra un mese sarà nella lista dell'UNESCO la manifestazione aquilana nel patrimonio culturale immateriale, l'ufficializzazione nella riunione del comitato che si terrà in Namibia. E poi start-up, quanti nomi noti nella società, dai vertici FIRA al giro della politica. Il caso, per questi progetti servivano persone qualificate e poi si farà un passo indietro, sono le dichiarazioni di Rocco Micucci, presidente della FIRA, e poi c'è l'elenco. A scorrere l'elenco i nomi sono quasi tutti della grande famiglia. In 5 società l'amministratore è lo stesso Micucci, in 2 il suo vice Giacomo Agostinelli, e poi c'è il figlio del consigliere Pino Mauro Raffaele e vari politici come il sindaco di Miglianico Fabio Adezio o il segretario PD di Spoltore Giovanni Tremante. Anche tra i revisori unici la fantasia non è molta, c'è il sindaco di Gamberale, Maurizio Bucci, il commercialista di Micucci, Antonello Lupiani, ancora il sindaco di Vacri, Pier Giuseppe Mammarella, o affiliati agli studi di altri membri del CDA FIRA, un ex presidente di Giovani Confindustria ed ex revisori della provincia di Chieti. E poi, se il visitatore consapevole, il tour abruzzese dei blogger. Si parla anche di Abruzzo civico al capolinea e scontro tra Gerosolimo e Sottanelli. Alla coalizione di maggioranza e al presidente Luciano D'Alfonso ha fatto passare più di qualche notte insonne. Abruzzo civico, la lista nata nel 2014 sulla scia dell'ex presidente del Consiglio Mario Monti, forte di 34.000 voti e 2 seggi all'emiciclo, sembra però avviata sulla via dello scioglimento, o meglio del superamento dell'esperienza, come dicono i fautori del documento, che è stato sottoposto ieri ai convenuti in un'attesa riunione del movimento. Dove voglia andare il raggruppamento civico, che ad oggi è anche un assessore regionale, Andrea Gerosolimo, non è ancora chiaro. Di certo però della svolta non sembra far parte il deputato Giulio Cesare Sottanelli, sotto il cui cappello la lista si era costituita alle scorse regionali e che ora è rimasto isolato nel gruppo. E poi, sempre all'Aquila, Fontari, ora Lolli tenta la mediazione. Dopo le polemiche sulla presunta intesa con gli ambientalisti, oggi l'incontro con il comitato referendum, che chiede meno vincoli. Il vicepresidente dichiara: le cose si devono fare, basta parlare, sulla seggiovia deciderà la regione, con forti prescrizioni al progetto. Il mal di pancia nel centro-sinistra perché la senatrice Pezzopane ha preso le distanze dall'intesa. Si parla del Gran Sasso, dopo i precari e le turbolenze legate alla questione morale scaturita dall'inchiesta sulla ricostruzione amplificata dalle sortite del vice sindaco Trifuoggi, e ora lo sviluppo del Gran Sasso ad agitare i sogni del centrosinistra. E tutto è nato dalla mediazione del vicepresidente della regione Giovanni Lolli con alcune sigle ambientaliste. Obiettivo semplice: le cose si devono fare, è inutile parlarne, e farle bisogna rimuovere gli ostacoli, ovviamente laddove si può fare ragionevolmente. E allora si è parlato proprio del Gran Sasso, proprio dell'avvio della stagione turistica in questo servizio. Vediamo. Regna il caos sul futuro e lo sviluppo del Gran Sasso. Nei giorni scorsi gli ambientalisti, che si oppongono agli interventi da 40 milioni sugli impianti e le strutture in quota, hanno esultato affermando, senza mezzi termini, che la nuova seggiovia non sarebbe mai stata realizzata, che si sarebbe solamente proceduto alla sostituzione delle fonteri nella posizione in cui si trovano ora e che i confini dell'area del parco non sarebbero stati toccati. Un ottimismo seguito ad un incontro avuto con il vicepresidente della regione Giovanni Lolli, che secondo le associazioni avrebbe fornito rassicurazioni e garantito il rispetto delle richieste avanzate in più occasioni, ovvero di stornare i fondi su opere meno impattanti. Lo stesso Lolli ha poi precisato che qualsiasi tipo di opera futura dovrà essere compatibile con le prescrizioni previste nel piano d'area, che oltre alle seggiovie Fontari e Montecristo parla di valorizzazione della rete senteristica e dei rifugi con risorse regionali, sviluppo del distretto turistico montano del Gran Sasso con i suoi borghi, rilancio dell'economia turistica locale e dei piccoli comuni del cratere sismico, interventi sull'impiantistica sportiva e altre belle cose di cui però si parla da anni nel capoluogo. Parole, quelle degli ambientalisti e Lolli,
che hanno provocato una levata di scudi da parte dei componenti del comitato referendario, nato di recente, che punta ad arrivare a una consultazione popolare per rivedere i confini del parco e utilizzare 40 milioni per nuove strutture, in grado di rendere competitivo il comprensorio di Campo Imperatore con i bacini sciistici più blasonati. Una sorta di guerra di trincea in cui in mezzo c'è sempre il Gran Sasso, con la stagione sciistica ormai alle porte. Sul Corno Grande è già arrivata la prima spolverata di neve, ma che rimane in una condizione di semiabbandono, con il bar e i punti di ristoro ancora senza un gestore e con una privatizzazione annunciata da mesi che puntualmente viene rinviata perché nessuno finora ha risposto al bando per poter prendere in gestione albergo e impianti di risalita. E ora ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo col nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca. Allora, questo avvio settimana si parlava di temperature più alte di oltre 20 gradi. Per questa giornata quali sono le previsioni? Ma diciamo che innanzitutto che la nostra penisola continua ad essere interessata da una vasta area di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulla nostra regione. Le temperature massime sono previste in aumento, oggi non ci saranno sostanziali variazioni. Lieve aumento delle temperature massime e possibili banchi di nebbia, soprattutto nelle valli interne durante le ore più fredde della giornata. Ma questa struttura di alta pressione inizierà ad avere i primi segnali di cedimento, anche se sarà un cedimento temporaneo tra domani e venerdì, perché è in avvicinamento un sistema nuvoloso proveniente dal Mediterraneo occidentale che già da stasera inizierà ad interessare le nostre regioni nord occidentali e tra domani e venerdì attraverserà la nostra penisola, favorendo tutt'al più degli annuvolamenti, ma localmente potrebbero essere presenti delle precipitazioni generalmente di debole intensità. Quindi un piccolo disturbo, Francesca, che poi lascerà spazio a un nuovo probabile deciso miglioramento del tempo a partire da venerdì sera, ma ancor più nel fine settimana, perché gli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici evidenziano appunto la rimonta di un vasto promontorio di alta pressione di matrice nordafricana diretto dapprima verso la penisola iberica e l'Europa occidentale, e poi nel fine settimana questa area di alta pressione tenderà a spingersi verso la nostra penisola e a favorire un deciso miglioramento del tempo, ma anche un sensibile aumento delle temperature, soprattutto sulle zone collinari, altocollinari e montuose, mentre nelle pianure e nelle valli ovviamente le temperature resteranno piuttosto basse, soprattutto nei valori minimi ci sarà spazio a delle nebbie. Ma di questa situazione poi, Francesca, ne riparleremo diffusamente nei prossimi aggiornamenti, quindi ecco, ti segnalo soltanto questo disturbo tra domani e venerdì, perché transiterà questo sistema nuvoloso, annuvolamenti, possibili piovaschi, ma comunque nulla di consistente, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org e ringraziamo Gianni Dario in regia. Questa è la pagina ufficiale di Abruzzo Meteo, come vedete troverete i bollettini aggiornati nel corso delle ore e suggeriamo sempre le 4 telecamere sulle 4 province abruzzesi per monitorare in tempo reale quella che è la situazione sul territorio. Suggeriamo anche 2 profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, e troverete tutto quello che è presente sul sito internet per viaggiare sempre con l'informazione anche dal vostro telefono. E poi suggeriamo il profilo personale di Giovanni De Palma, perché qui troverete qualche curiosità in più. La foto scattata alle prime luci dell'alba, ricordiamo da Montesilvano, dove Giovanni De Palma registra anche i gradi. E poi abbiamo visto che questa mattina hai pubblicato, Giovanni, anche una foto da un rifugio, vero? Sì, Francesca, la foto dal rifugio Pomiglio a quota 1890 metri, dove si vede proprio l'effetto dell'alta pressione, le inversioni termiche con le nebbie e le foschie nelle pianure e nelle valli, mentre un cielo limpido ovviamente e bel tempo ovviamente in quota, Francesca. E poi troverete anche quelli che sono gli strumenti di rilevazione meteo di Giovanni De Palma per gli appassionati, con tutte le spiegazioni. Un'altra cosa importante di questa pagina sono le segnalazioni degli utenti. Troverete postate foto e video per segnalare particolari eventi sul territorio, così da mettere al corrente intanto Giovanni De Palma e contemporaneamente tutti gli utenti connessi alla pagina. Quindi noi la suggeriamo. Giovanni, come sempre io ti ringrazio per il tuo intervento, che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20. Grazie Francesca, a questo punto colgo l'occasione per augurarti una buona giornata, così come l'auguro a tutti i telespettatori di TV6.
Grazie, grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del Messaggero perché si parla di sciopero. L'azienda non mantiene gli impegni e in sciopero i ricercatori della Intex. I sindacati dicono riportare al centro dell'attenzione la vertenza del laboratorio di ricerca e sviluppo. E poi di taglio basso, sempre sulla cronaca di L'Aquila, rubata l'auto del sindaco e allarme furti. Insorge imprudente, noi con Salvini ignorato l'appello del prefetto per una maggiore videosorveglianza. E poi una bomba carta e fucilate contro la casa di un ex carabiniere, successo a Maiano dei Marsi. Dopo l'attentato sparati dei piombini che hanno raggiunto alla testa il militare, è rimasto ferito di strisce, ora è in ospedale. I carabinieri hanno visionato le immagini di alcune telecamere installate davanti all'abitazione. Ad Avezzano perseguita l'ex fidanzata, è stato arrestato. E poi a Sulmona, trovata droga durante una festa in maschera frequentata da minori. Un altro blitz antimovida nella notte di Halloween. Continuiamo sempre sulle pagine del Messaggero e ci spostiamo a Pescara. Spariamo a vista, shock dopo i furti. Ladri attenti, si legge nel cartello affisso sulla strada parco. Provocazione o minaccia della giustizia fai da te. È un caso, la scritta comparsa. In via Adige di spalla c'è il commento. Forze dell'ordine da potenziare contro il rischio Far West. E poi arriva anche il monito del questore di Pescara Paolo Passamonti. Le armi dei cittadini non servono, affidatevi alla polizia, la netta bocciatura del questore Paolo Passamonti. Controlli rafforzati dopo l'ultima ondata di colpi. Anche io vittima, ma i dati indicano 500 reati in meno di un anno. E poi al comune va l'ex caserma di Cocco, sempre a Pescara. Il ministro Roberta Pinotti dà il via libera allo scambio con alloggi da destinare al personale civile e militare del Genio. Dopo il parco di Viale Pindaro verrà acquisito anche l'edificio che asseconderà la sete di spazi dell'Università d'Annunzio. La regia regionale, prossimo passo, una nuova sede dei Vigili del Fuoco per ampliare il campus. A centropagina si parla di impresa, White Bakery diventa franchising e decolla il locale Made in Pescara. E poi la casa dei ragazzi autistici decolla il progetto Alba. L'associazione assiste 60 famiglie, la struttura darà sostegno senza diventare un ghetto. Una cena per avviare la raccolta fondi. Il comune sostiene l'iniziativa, dice la consigliera Tiziana Giampietro. E poi ancora cronaca, bomba nel cassonetto per estorcere denaro, un anziano nel mirino. L'attentato nel cuore dell'estate dopo una serie di minacce, misura cautelare contro l'uomo che pretendeva 35.000 euro. E poi Maiella Morrone, un solo stipendio non placa la protesta dei lavoratori. L'annuncio del pagamento di un mese di stipendio arretrato non ferma la protesta dei 65 dipendenti dell'azienda Maiella Morrone, ormai da 10 mesi senza soldi, e l'occupazione dei lavoratori che assicurano assistenza agli anziani e disabili in Val Pescara si sposta ad Abbateggio. La seconda settimana di mobilitazione si è aperta con una timida schiarita insufficiente a interrompere l'occupazione, che ha solo cambiato sede dal municipio di Manoppello a quello di Abbateggio. La schiarita arrivata dalla riunione convocata ieri dal governatore D'Alfonso, alla quale hanno preso parte gli assessori Sclocco, Di Matteo, l'amministratore unico e legale dell'azienda, e il presidente della conferenza dei sindaci. Mentre fuori dagli uffici di Viale Bovio, i dipendenti della Maiella Morrone manifestavano con cori e striscioni. E infatti ieri mattina c'è stata una protesta dei lavoratori della Maiella Morrone proprio sotto al palazzo della regione a Viale Bovio a Pescara. Erano lì a manifestare nel corso di una riunione che era stata annunciata dal governatore D'Alfonso, proprio per discutere di questi 63 lavoratori senza stipendio da 11 mesi. Allora andiamo a sentire le dichiarazioni dei dipendenti in questo servizio. E in arrivo una boccata d'ossigeno per i 65 lavoratori dell'azienda speciale Maiella Morrone che si occupa di servizi sociali. La regione, a seguito della rateizzazione di alcune cartelle esattoriali che gravano sull'azienda, pari a circa 252.000 euro, è riuscita a liberare circa 80.000 euro per pagare una mensilità delle 10 arretrate che vantano i lavoratori.
La notizia è arrivata al termine della riunione di questa mattina in Regione Abruzzo a Pescara per fare chiarezza sulla situazione debitoria dell'ente. Per saldare tutte le mensilità arretrate dei lavoratori, contributi compresi, servono circa 350.000 euro e si aspettano comunicazioni da Equitalia per ulteriori rateizzazioni dei debiti pregressi dell'azienda speciale Maiella Morrone, pari ad oltre 1 milione di euro. Dalla Regione nei prossimi giorni arriveranno circa 210.000 euro, mentre i 16 comuni serviti dal consorzio dovrebbero recuperare altri 179.000 euro per la sola annualità 2015, soldi che basterebbero a pagare 6 mensilità. I lavoratori anche questa mattina sono tornati a manifestare sotto la sede della Regione, si dicono stanchi delle promesse e chiedono concretezza alla politica. Siamo stanchi e veramente stanchi di questa situazione e nello stesso tempo della politica, che si comporta in un modo veramente lontano dai cittadini, dai dipendenti, delle persone che lavorano nel sociale e che tutti i giorni, anche oggi, stanno lavorando a fianco al disagio. Ora ci separiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ci spostiamo a Chieti. Maruccino, ecco il nuovo CDA, fondi e conti sotto controllo. Gli obiettivi, captare finanziamenti e una stagione di respiro pluriennale. Di primio, finito il tempo della cultura assistita, oggi occorre coinvolgere istituzione e privati. Confermato il direttore artistico Ettore Pellegrino, Lisa invece non sarà in cartellone. E poi il caso Tortuga, revocata dal Tribunale l'interdizione al commercialista Cristofonelli. Di spalla ASL, il caso Flacco, a rischio centinaia di delibere. E di taglio basso, quando un sindaco incastra la baby ladra, la segnalazione di Marinucci permette ai carabinieri di bloccare la dodicenne. Ci spostiamo adesso sulla cronaca di Teramo, il Braga, esodo di massa dei professori di musica. Il direttore Federico Paci è stato nominato a Rodi Garganico, a nessuno di noi concessa la supplenza. 23 docenti su 24 trasferiti in altra sede, ma intanto arrivano 300 nuove iscrizioni. Lo sfogo della Campitelli, esiliati e con 14 mensilità ancora in arretrato. E poi le reazioni, il presidente del Braga, l'avvocato Sergio Quirino Valente, preferisce non parlare almeno fino a quando non avrà in mano elementi più sicuri, offrendo certezza sulla sede e sull'arrivo dei nuovi docenti. Non commento il contenuto della lettera della docente, afferma Valente. Il direttore del Braga, Pace, ha invece avuto parole rassicuranti, precisando che pur avendo ottenuto il trasferimento, manterrà comunque la direzione del Braga. E poi la provincia, il riordino, l'elenco dei trasferimenti. Nel riordino delle funzioni, la provincia di Teramo ha deliberato l'elenco delle persone in sovrannumero che verranno o trasferite o messe in mobilità. E in giornata lo stesso sindaco Brucchi aveva esternato il suo interesse a cooptare alcuni di loro, dal momento che Piazza Orsini, nella generale rivisitazione dei carichi di lavoro, potrebbe essere fortemente interessata ad assoldare dipendenti di Via Milli in esubero. Di taglio basso, il ragazzo eroe che sventa la rapina alle poste centrali. Un malvivente a volto coperto aveva minacciato una cassiera armato con un coltellino. Il giovane poi è scomparso senza lasciare nessuna indicazione di sé. E poi ancora cronaca, Silvi, smurano il bancomat con il carro attrezzi. Il colpo è stato messo a segno alla filiale della Tercas. Il bottino dovrebbe superare i 30.000 euro in contanti. Per ironia della sorte è rimasta a terra un cartello con la scritta "da oggi voltiamo pagina", è stata sfondata la vetrina. Le indagini sono a cura dei carabinieri, che hanno rintracciato l'auto rubata per la fuga. A Tortoreto c'è un buco in bilancio e il sindaco difende la manovra. E poi Roseto, PD volano stracci con la Ciancaglione. Tacchetti, segretario Democrat, autosospesa, ce ne faremo una ragione. Volano stracci fra il PD rosetano e la sua importante iscritta da poco autosospesa Rosaria Ciancaglione. Infatti, dopo la dura lettera della dirigente che definiva suicida la linea politica dei Democrat, è arrivata la replica della segretaria che spara zero. Il PD di Roseto non è la dépendance dell'ufficio ragioneria del comune di Roseto. Parafrasando Renzi, anche della sua autosospensione il partito se ne farà una ragione.
E poi sempre a Roseto il volo con Ginoble in concerto il 6 gennaio. La Befana porta il volo a Roseto mercoledì 6 gennaio 2016, infatti il trio vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, nel quale canta il rosetano Gianluca Ginoble, aprirà al Pala Maggetti il tour live Palasport 2016, che vedrà poi il gruppo impegnato in altre 11 tappe in Italia dall'8 al 29 gennaio. E ora invece ci spostiamo sulle pagine del centro, andiamo a Pescara perché c'è un annuncio da parte della marineria. Fateci pescare o occuperemo l'asse attrezzato. Gli armatori di Pescara, Ortona, Giulianova e San Benedetto contestano le nuove limitazioni. Grosso dichiara: troppe restrizioni in mare, non possiamo sopravvivere, sabato ci sarà una maxi assemblea in città. Il presidente Mimmo Grosso dice: ci rivolgeremo alla regione e al governo per chiedere maggiore elasticità, altrimenti siamo pronti a chiedere i danni. E poi di spalla la barca affondata vicino al marino, al marina, slitta il recupero. Di taglio basso invece scampi più costosi, merluzzi meno cari. Al mercato ittico all'ingrosso il prezzo dei prodotti che scarseggiano è salito del 40%. E poi ancora via Battisti torna tutta pedonale, residenti e negozianti si spaccano. Incontro in comune con i titolari dei locali, chiesto l'ampliamento nei weekend dell'area di chiusura alle auto, ma i cittadini sono fortemente contrari. Dobbiamo già sopportare risse e schiamazzi, adesso basta. E poi il faccia a faccia con gli esercenti, il comitato chiede un incontro urgente. Ancora la collezione di Perzio resterà a Pescara. Marchegiani incontra l'imprenditore e annuncia: siamo al lavoro per evitare che le opere vadano via. Di taglio basso c'è il botta e risposta sulla rivendicazione dell'intervento. Mascia e Del Vecchio, scontro sui lavori antiallagamenti. Gli interventi contro gli allagamenti a Porta Nova sono quasi completati, già si vedono i risultati positivi, ma vogliono ricordare che quei lavori sono stati progettati e avviati durante la mia amministrazione. Queste erano le dichiarazioni uscite ieri da parte del centrodestra. Infatti Luigi Albore Mascia ha rivendicato le opere realizzate tra Viale Moroni e Viale Pindaro per evitare gli allagamenti. E arriva la replica del vice sindaco PD Enzo Del Vecchio, che dice: non si è esprimo un vivo apprezzamento per le parole del centrodestra circa la positività del piano antiallagamento ad oggi operativo in via Pepe, Viale Marconi e Viale Pindaro. Ha detto: in definitiva quello portato a compimento non è un completamento funzionale dell'intervento originario fatto dall'amministrazione D'Alfonso e riguardante parte di Viale Marconi e la vasca di raccolta antistante il circolo tennis. E poi ora la protesta sotto la regione: vergogna, dateci soldi. La rabbia dei dipendenti senza stipendio, è stato occupato il comune di Abateggio, parliamo dell'azienda speciale Maiella Morrone. Abbiamo visto anche un servizio ieri, i 63 dipendenti senza stipendio da 11 mesi hanno manifestato, l'abbiamo detto, sotto al palazzo della regione a Pescara. E poi mamma si presenta con la figlia di 4 mesi, psicologa con il passeggino tra i cartelli di protesta. Siamo qui per gridare la nostra sofferenza. E poi la provincia, vita dura, personale all'osso. In 4 anni il numero dei lavoratori è sceso del 35%, tagliati anche i servizi di pulizia, cancelleria e carta igienica. E poi il progetto sull'edificio del comune all'ex caserma Cocco, biblioteche riunite. Da Milano a Pescara, Cazzaniga festeggia 30 anni di attività. La gioielliera di Piazza Salotto, più forte della crisi, e dire che pensavamo a una breve permanenza in città. Assunzioni nel market, accuse a un politico su Facebook. Un cittadino con il nome finto denuncia: bisogna affidarsi a Mastricciani. E il presidente del consiglio di Spoltore replica: ho già chiamato l'avvocato. Il politico si difende, dice: mai fatto favori, addirittura le mie figlie sono disoccupate. Andiamo a Montesilvano, stop ai prelievi abusivi, 9 zone autorizzate, aperti parchi e giardini per raccogliere olive gratis. L'amministrazione chiede in cambio la potatura degli 83 alberi disseminati nelle aree verdi cittadine da realizzare con il supporto di una ditta specializzata.
Si decide sul baratto amministrativo. Giovedì il provvedimento per evitare di pagare tributi facendo piccoli lavori. Si chiama baratto amministrativo, approda in consiglio comunale su proposta del Movimento 5 Stelle. Nulla di nuovo dal momento che l'amministrazione comunale è già al lavoro per introdurre questa opportunità a favore delle persone meno abbienti. A sottolinearlo è l'assessore al bilancio Deborah Comardi in merito alla proposta di delibera che sarà discussa nella seduta consiliare in programma giovedì mattina alle 9. A Città Sant'Angelo, concerto e iniziative al teatro per la festa del 4 novembre. E poi da Annibale sul podio di Londra. L'atleta montesilvanese medaglia di bronzo nella gara di Brazilian Jiu-Jitsu. E poi ordigno sotto casa per i soldi negati. Un 60enne di Tollo pretende 35.000 euro da un pensionato di Spoltore. Prima lo minaccia e poi fa esplodere un cassonetto. E carabinieri, furti, controlli a Spoltore e Cappelle. E a Pianella al via lo sportello telematico per le imprese. A Cappelle sul Tavo piace anche a Lubiana l'agrigelato di Di Blasio. Il pensionato travolto e ucciso sulle strisce, bambino Piccoli, ex imprenditore edile di Francavilla, è stato investito sulla nazionale ed è morto poco dopo in ospedale. Porto turistico, scade domani il bando di gara. A mezzogiorno il termine del bando di gara per i lavori di realizzazione dell'approdo di piccola pesca e turistico alla foce della Lento. L'importo a base d'asta 1.900.000 euro e la gara verrà aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa per il comune, senza possibilità di preservare varianti. Il sindaco sceriffo segnala due rom a San Giovanni Teatino, ragazzine dei campi nomadi responsabili di un furto. E poi di taglio basso il ritrovamento degli speleologi sotto una frana. Manopello, è stata scoperta la miniera di bitume di Pignatara. Andiamo avanti, bonifica veleni, Lolli vuole un vertice di governo. L'assessore alle attività produttive scrive al sindaco Lagatta per spiegare l'assenza della regione alla conferenza dei servizi del 30 ottobre scorso a Bussi. Di Marco all'Anci c'è ancora un futuro per le province. Nonostante le ristrettezze, i sacrifici cui sono sottoposte le politiche di bilancio e malgrado la lunga crisi economica, i comuni sono e restano decisivi nel passaggio che dobbiamo affrontare. Decisivi per la qualità della vita dei cittadini, per la qualità dei servizi e delle innovazioni, l'integrazione serena e ordinata degli immigrati, per la creazione di quell'humus che deve tendere insieme sviluppo e lavoro, sostenibilità e solidarietà. E poi in piazza per salvare l'ospedale Penne riparte la protesta dei cittadini. Organizzato un corteo per il 14 novembre. Il futuro dell'ospedale San Massimo di Penne è ancora in bilico, ma il Comitato per la Sanità Vestina non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Per il prossimo 14 novembre, un giorno prima che il punto nascita venga definitivamente soppresso in base alla riorganizzazione sanitaria stabilita dal governo regionale, è stato programmato un corteo di protesta che prenderà il via alle 15 da Piazza Luca da Penne. Il gran successo per Luterne all'Otta, l'hanno programmate altre 4 repliche della commedia Vernacolo. Andiamo a Chieti, l'appalto da 7 milioni bloccato, il mega cantiere, il tribunale finisce nel caos, operai messi in cassa integrazione, migliaia di fascicoli trasferiti in un deposito, ma abbiamo scoperto che tutto parte da due porte con misure sbagliate. E poi appoggio fiorito, pugnalato al ventre da cognato e nipote per motivi di soldi. Di taglio basso la D'Annunzio Shock, terz'ultima di 61 Atenei. Il MIUR iscritti in caduta libera all'Università di Chieti Pescara. Perso il 36%, De Carolis dichiara è una debacle. Andiamo avanti sempre sulle pagine dedicate alle province, andiamo all'Aquila. Agguato a colpi di fucile, ferito un ex carabiniere. A Maiano dei Marsi il 61enne in congedo colpito al volto davanti alla sua abitazione. Attirato all'esterno con un tranello, lanciate 3 bombe rudimentali. E poi esplosioni provocate da palle di Natale riempite con benzina, tentato omicidio, lesioni, fabbricazioni di materiale esplosivo. Sono le ipotesi di reato contenute nel fascicolo aperto contro ignoti dal sostituto procuratore di
Avezzano, Maurizio Maria Cerrato, titolare dell'inchiesta, un'indagine che ha il compito di fare luce su quanto è accaduto l'altra notte a Maiano dei Marsi. Le bombe artigianali sono state realizzate riempiendo di benzina le palline tradizionali dell'albero di Natale. La figlia è sconvolta, una notte di terrore. I familiari del ferito si trovavano in casa quando ci sono stati gli scoppi. Una testimone dice un grave attacco a un rappresentante dell'arma. 2 anni fa a Montesilvano ricorreva l'attentato all'ingegnere informatico. Il 30 ottobre del 2013 Carlo Pavone, ingegnere informatico, sposato con Raffaella D'Este e padre di 2 bimbi, esce per gettare la spazzatura nel cassonetto davanti a casa a Montesilvano. Un colpo d'arma da fuoco lo raggiunge la testa e viene abbandonato lì e l'uomo finisce in ospedale in gravissime condizioni. Di taglio basso, il terzo colpo in 3 mesi, troppi furti alla Forfarma, se ne va. Lo stabilimento dei medicinali ha deciso di lasciare Sulmona. E poi il colpo all'autoparco di Pile, rubati 4 automezzi del comune, sparita l'auto di rappresentanza di Cialente, è stato ritrovato il furgone. Ancora cronaca, Marana di Monreale, investita dall'auto pirata. È grave l'incidente vicino al cimitero, caccia all'uomo che poi si è dileguato. A Teramo la nuova inchiesta, la truffa con le azioni Tercas, sono 20 gli indagati, la procura accusa gli ex vertici Avisi Annisi e Di Matteo e ha 18 tra dirigenti e impiegati dopo le denunce dei risparmiatori. Il PM dichiara proposto al cliente un investimento mobiliare riconducibile ai pronti contro termine senza rischio, invece il prodotto acquistato era connotato da rischio. L'allarme sarà analizzata, la busta sospetta con polvere bianca inviata allo zoo profilattico. E ancora di taglio basso, gli ultimi neonati nell'ostetricia chiusa. Atri, viaggio nel reparto che ha cessato l'attività. I pazienti, vergogna, ci tagliano un'eccellenza. Ora invece andiamo ad aprire la pagina dello sport. Iniziamo ovviamente dalla Serie B perché c'è il recupero per il Pescara Novara dove si incontreranno con l'ex Baroni. Oddo vuole il poker, ecco la carta cocco, il recupero Novara Pescara, Delfino a caccia della 4ª vittoria, cambia l'attacco. Che gli italiani siano ospitali è noto a tutto e figuriamoci se chi chiede accoglienza è un ex che con la maglia del Milan ha vinto tutto, così in vista della gara di oggi a Novara, Massimo Oddo ha pensato bene di portare la comitiva biancoazzurra in ritiro al centro sportivo Peppino Vismara. Una struttura immensa, 240.000 metri quadrati di superficie, situata nella periferia sud di Milano, che viene utilizzata dalle formazioni giovanili rossonere. Un tuffo nel passato per il tecnico biancoazzurro che nei suoi trascorsi con il Diavolo ha conquistato uno scudetto, una Supercoppa italiana, un'Europea, una Champions League e un Mondiale per il club. E poi il faccia a faccia a Sebastiani Baroni, scende il grande gelo. Il presidente deluso da Marco, non lo saluterò, per lui ho preso anche le bombe carte e l'allenatore replica, penso solo al Novara. L'aveva voluto, l'aveva difeso e adesso lo ha scaricato. La storia tra Marco Baroni e il presidente Daniele Sebastiani è finita lo scorso maggio quando l'attuale allenatore del Novara fu esonerato dal Pescara. Rapporto di lavoro terminato e da qualche giorno anche sotto il profilo umano qualcosa è cambiato, specie per il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani, che già lunedì scorso a Novara aveva evitato di incrociare il suo vecchio allenatore. Non ci siamo detti nulla e ci siamo evitati con molta cordialità, ha ribadito il numero uno del Pescara ai microfoni della Rai, e tra i due è sceso il gelo e nemmeno negli spogliatoi loro sguardo si è incrociato. Non ho nessun problema, ma da quando è andato via non ho ricevuto nessuna chiamata da parte sua, dice Sebastiani, facendo intuire un pizzico di delusione. E ricordo che io, per difendere il suo operato, mi sono preso anche bombe carta nel giardino di casa, e Baroni lo sa benissimo. Nella vita però la riconoscenza non c'è. Il 50enne del Pescara è livido di rabbia e probabilmente nemmeno oggi incrocerà il tecnico. Ha rapporti ottimi con tutti gli allenatori che sono stati qui, ma anche con quelli che non hanno avuto molta fortuna, come Serse Cosmi e Pasquale Marino, con i quali ho conservato ottimi rapporti.
E poi nebbie precedenti nel 56, l'ultimo rinvio e nel recupero vinse il Delfino. Ancora Serie B, ci occupiamo del Lanciano. Tanti complimenti, ma solo un punto in trasferta. Ci sono i dubbi della Virtus. La crisi di risultati lontano dal Biondi fa sprofondare la squadra di D'Aversa. Gruppo di 31 giocatori, ma per il tecnico solo 23 sono ritenuti affidabili. Le nuove panchine, Ribaltone Latina somma il posto di Giuliano. Petrone lascia l'Ascoli, in arrivo c'è Lopez. E poi la Lega Pro, Teramo Lenoci ritrova il gol e si candida per un posto da titolare. Alla nona giornata di campionato si è sbloccato Giuseppe Lenoci. Il rigore che domenica ha regalato al Teramo nel finale il prezioso pareggio sul campo della Carrarese è stato come una liberazione per il 33enne bomber comasco. Lenoci è finalmente riuscito a lasciare un segno in questo inizio di stagione piuttosto complicato e deludente per lui. 8 presenze e nessuna da titolare. A Carrara quindi potrebbe esserci stata la svolta per l'attaccante arrivato in prestito dal Como a metà settembre. Mister Vivarini, che attende dalle noci delle risposte importanti, può contare su un giocatore rinfrancato e pronto a mettere la sua esperienza a servizio della squadra. La Serie D, la rivelazione, gol e record per Epifani, orgoglioso del San Nicolò. I teramani secondi a un punto dalla capolista Samb, sono alla sesta vittoria. Vittoria di fila, l'allenatore frena, Lega Pro non ci pensiamo, a Campobasso salta Cappellacci. Il San Nicolò protagonista del girone F di Serie D, l'ultima partita, quella con il Fano, si è conclusa con 5 gol e allora diventa protagonista e anche fenomeno. Vediamo. Il servizio, vediamo un il San Nicolò apre la mano e mostra le 5 dita al Fano in quello che era l'esame di maturità per la squadra di Massimo Epifani. 5 gol è una prestazione da incorniciare, nulla da dire. Marchigiani annichiliti e la sensazione che siamo di fronte ad un vero e proprio nuovo fenomeno calcistico. Vendicata anche la sconfitta dello scorso anno ai playoff, proprio contro il Granata e proprio con lo stesso punteggio. Ma questa è un'altra storia. Alessandrini è senza Borrelli, Epifani invece conferma la coppia centrale di difesa, Rapino e non sbaglierà, perché i biancazzurri entrano in campo con la fame di una vera big del campionato e al settimo sono già avanti. La percussione di Mozzoni sulla sinistra crea la superiorità numerica. La sua conclusione è ribattuta dalla difesa fanese, non quella dell'accorrente Lino Petronio, che scarica le spalle di Ginestra e il gol dell'1-0. La squadra di Epifani scatenata gioca un gran calcio e il raddoppio al tredicesimo arriva come logica conseguenza di una superiorità netta. Il traversone di Merlonghi scavalca Margherita, ma sul secondo palo è calamitato da Massetti, che ha il tempo di prendere la mira e fulminare col diagonale destro la difesa granata. C'è una sola squadra in campo, il piazzato ancora di Merlonghi, minuto 22, trova la spizzata di Margherita, Ginestra immobile, ma la palla sfiora il montante della porta marchigiana. Il Fano prova a mettere la testa fuori dal guscio, ma le proteste a cavallo del 36esimo minuto sono solo l'antipasto al Tris, che arriva sull'altro fronte. Merlonghi, sempre lui, pennella in area per la torsione aerea di Casolla. Ginestra si distende più che può, ma riesce solo a raccogliere il terzo pallone dal fondo della sua porta. I padroni di casa sono anche padroni del gioco. Vedere per credere, l'azione del 44esimo, tutta in velocità, a liberare la sventola di Mozzoni in proiezione offensiva, che chiude la prima frazione. Alessandrini inserisce nell'intervallo buongiorno per Lunardini, ma la punta dopo 4 giri di lancette affossa in area Rapino. Gualtieri non ha dubbi e decreta il rigore, che Margherita trasforma per la punta, 8° centro in stagione, e partite ancora più in cassaforte. E poco cambia che dopo altri 60 secondi Gucci, forse in offside, con la punta del piede destro beffi calore per la rete che porta una gara emozionante sul 4-1. L'ex Maurizio Chiacchiarelli prova a suonare la carica, ma rimedia solo il giallo dopo il contatto in area con Mozzoni. Di altro colore, rosso, quello che rimedia invece il capitano fanese Nodari al 65esimo, dopo un duro fallo da Tergo su Merlonghi. Gara che a questo punto ha poco altro ancora da dire. Bello l'applauso del pubblico di Fede San Nicolò rivolto proprio a Maurizio Chiacchiarelli, che ricambia e a tempo quasi scaduto per l'azione personale di Mozzoni, che conclude col sinistro che vale il 5-1 finale. Un risultato che ci sta, soprattutto perché alla vigilia si pensava ad una partita tra due big che puntano al salto di categoria, ma dopo i 90 minuti di oggi, di formazione pronta per la Lega Pro, c'è solo il San Nicolò.
lo sport concludiamo la nostra rassegna stampa. L'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14, invece l'appuntamento con la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani puntuale alle 7. Buona giornata.